pomeriggio e benvenuti in questa edizione pomeridiana del TG5. Oggi manderemo in onda la conferenza che si terrà tra pochi minuti. Lascio quindi la linea al nostro inviato Alberto Marconi. Grazie mille Barbara, siamo qui oggi in collegamento da casa perché per ora questo è quello che il virus ci consente di fare. Parlando sempre di virus, questo è l'argomento principale del dibattito iniziato tra Sara Selmi, ex parlamentare, Giada Giovinazzo, dottoressa in medicina, e Riccardo Goldfrandreasi, noto virologo. Ma per capire meglio, lasciamo quindi la linea alla nostra giornalista Francesca Ferragni, che farà domande ai nostri ospiti. Sì, grazie mille. Vorrei partire intanto facendo la prima domanda all'ex parlamentare Sara Selmi. Per capire meglio il discorso che andremo ad affrontare, vorrei chiederle di fare un'introduzione generale sull'Unione Europea. Sì, grazie, buon pomeriggio. L'Unione Europea è un'unione economica e politica tra 27 paesi. La istituirono dopo il secondo dopoguerra e inizialmente nacque tra 6 paesi, la Germania, la Francia, l'Italia, il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi. E loro istituirono la CE, cioè la Comunità Economica Europea. Da lì iniziò a svilupparsi e si unirono altri 22 paesi, tra cui la Gran Bretagna, che però è uscita. E questi 27 paesi formano un mercato economico che tuttora è in costante sviluppo. Dal punto di vista invece politico, l'Unione Europea ha il potere legislativo, quindi i paesi membri possono applicare le norme europee, ovviamente seguendo le loro leggi nazionali. Dal 57 l'Unione Europea inoltre garantisce e salvaguarda i nostri diritti politici, economici e sociali. Ha anche degli obiettivi, come ad esempio rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale e la solidarietà tra i vari paesi membri, promuovere la pace, la libertà e i suoi valori, il benessere dei suoi cittadini, offrire libertà, pace e giustizia e ovviamente molto altro. Grazie mille. Ora vorrei parlare della sanità in Italia in questo difficile momento di pandemia e chiedo l'intervento della dottoressa Giada Giovinazzo e del nostro virologo Riccardo Goldfrandreasi. Dottoressa Giovinazzo, l'arrivo del nuovo coronavirus in Italia ha messo al centro del dibattito pubblico e politico la qualità degli ospedali del nostro paese. Spesso si è quindi citato il fatto che il nostro sistema sanitario sia uno dei migliori al mondo. È davvero così? In base ai dati più recenti di OCSE, cioè l'Organizzazione Cooperativa dello Sviluppo Europeo, ed Eurostat, che si occupano del raccoglimento delle statistiche europee, il quadro che emerge sul nostro sistema sanitario è molto positivo, però con qualche elemento di preoccupazione. Da un lato è vero che la sanità italiana, rispetto agli altri paesi europei, mostra dei buoni dati per quanto riguarda i tassi di mortalità, il ricovero e c'è anche una maggior speranza di vita. Però la riduzione delle risorse potrebbe causare dei problemi per il futuro, in particolare il calo dei posti letto e i problemi che sono legati alle assunzioni di infermieri e medici. E insieme con l'invecchiamento della popolazione e della rallentata crescita economica del paese potranno creare, secondo l'Unione Europea, dei problemi legati all'efficienza del nostro sistema sanitario e vedere aumentare il suo impatto sulla spesa pubblica. Bene, ora vorrei chiedere il parere del virologo Goldfrandreasi. Secondo lei, la diffusione di questo virus poteva essere maggiormente contenuta? Secondo me, fin da subito la diffusione di questo virus è stata presa alla leggera. Vorrei ricordare che i primi casi di polmonite anomala sono stati segnalati già a fine dicembre in Italia, quando dalla Cina arriva la segnalazione all'OMS. Il 30 dicembre a Piacenza, vi è stato un picco di 40 polmoniti in una settimana.
I primi due casi accertati invece di Covid-19 risalgono tra il 29 e il 30 gennaio. Quindi, l'Italia ha deciso di aspettare fino a quasi metà febbraio prima di capire la gravità della situazione e quindi di iniziare a mettere i cittadini in quarantena. Fino a quel momento il virus ha circolato liberamente su tutto il territorio, soprattutto negli ospedali, ovviamente. Ma non solo non è scattato il piano antipandemia governativo del 2016, ma addirittura il Ministero della Salute il 5 gennaio scrive in una circolare che l'OMS, cito testuali parole che mi sono segnate sul mio blog note, l'OMS non raccomanda alcuna misura specifica per i viaggiatori e aggiunge, raccomanda di evitare qualsiasi restrizione ai viaggi e al commercio con la Cina in base alle informazioni attualmente disponibili. Quindi, facendo così, ha dato solo il via libera alla diffusione del Covid-19. Perfetto, ora vorrei chiedere alla dottoressa Giovinazzo come siamo messi, con il numero di infermieri e medici. Il numero dei medici che esercitano negli ospedali pubblici e in qualità di medici di famiglia è in calo e oltre la metà dei medici attivi ha un'età superiore ai 55 anni e tale situazione desta una serie di preoccupazioni riguardo alla futura carenza di personale. Per quanto riguarda invece gli infermieri, anche questo dato risulta minore rispetto agli altri paesi europei. Noi abbiamo una media di 6 infermieri ogni 1000 abitanti, contro quella europea di 8. E questo dato, preso in questa specifica situazione, ci fa capire che c'è bisogno di un maggior personale medico, qualificato su tutto il territorio, per essere maggiormente preparati in una situazione simile, che ovviamente si spera che non riaccadino in futuro. Benissimo, ora vorrei chiedere di nuovo l'intervento della nostra ex parlamentare Sara Selmi e le vorrei chiedere, ora che abbiamo esposto meglio quella che è la sanità in Italia, secondo lei a livello europeo ci sono stati forniti degli aiuti o l'Europa prevede un piano di aiuto sanitario? Sì, allora, la Commissione europea ha deciso di aiutare direttamente i sistemi sanitari mobilitando 3 miliardi di euro direttamente dal bilancio dell'Unione europea, con possibili contributi supplementari. La Commissione ha inoltre stimolato la produzione di dispositivi di protezione individuale, esempio mascherine, respiratori, kit diagnostici, e ha imposto la rimozione delle barriere per la loro circolazione. Per terminare, vorrei fare un'ultima domanda al nostro virologo e vorrei chiederle: quali sono, secondo lei, i metodi migliori per proteggersi e proteggere le altre persone dal virus? Beh, vi sono numerosi metodi per proteggerci e proteggere le altre persone dalla diffusione del virus. Il metodo obbligatorio è l'utilizzo della mascherina, una mascherina che va ad coprire il nostro viso da sopra il naso fino sotto il mento, mascherina che ci protegge nel momento in cui andiamo in luoghi pubblici o affollati o comunque quando siamo a contatto con altre persone. Dopodiché è molto consigliato anche l'utilizzo di guanti, anch'essi da utilizzare quando andiamo in luoghi pubblici, come ad esempio quello che può essere il negozio, piuttosto che il mercato del paese o della città. E infine, il metodo più consigliato è quello di igienizzarsi le mani. Questo perché? Perché igienizzando e lavando le nostre mani andiamo ad uccidere i batteri presenti e oltre a evitare, diciamo, di essere contagiati noi, evitiamo che le altre persone vengano attaccate dai nostri stessi batteri. Secondo me questi sono i metodi migliori e più efficaci per proteggerci e appunto proteggere le altre persone dalla diffusione del Covid-19. Sono anche fermamente convinto del fatto che se tutti dovessimo utilizzare questi metodi, la curva dei contagi diminuirebbe e tutti vivremmo con più tranquillità.
Ringrazio i nostri ospiti per aver risposto a tutte le nostre domande. Questo è tutto dal nostro collegamento. A te la linea, Barbara. Grazie per essere stati con noi, buona serata e arrivederci.